Simona ha reso vita quotidiana lo straordinario patrimonio familiare, artistico, politico e culturale. L'ha trasformata in impegno, un impegno quotidiano, e l'ha trasformata in impegno politico. Simona era una continua ricerca per lei, lavorare quotidianamente, nel pieno rispetto delle proprie differenze. Simona si batteva perché attraverso il dialogo, la discussione, il dibattito, la conoscenza dei fatti, si trovasse una sintesi che non mettesse tutti d'accordo sempre e comunque. E parlava della vecchiaia come di un inquilino scomodo con il quale convivere, ma che non doveva permettersi di impedirle l'allegria di vivere e di godere anche delle piccole cose. Se molti si sono stupiti nell'aver trovato ieri una bara chiusa, dovete sapere che è stata la sua volontà. Perché non stessimo in silenzio a piangere soli con i nostri pensieri, ma finché, come sempre, parlassimo e ci confrontassimo. Perché, paraphrasando la poesia di Montale, del nulla si può solo tacere. Il linguaggio appartiene alla vita. Passo la parola a Simona. Grazie da parte di tutte le donne. Gratitudine infinita. Grazie Simona, ciao.